In questa puntata dello Sportello del Cittadino vogliamo occuparci del triste fenomeno del punteruolo rosso, questo insetto che purtroppo ha fatto vittime, ha fatto stragi di palme, soprattutto nell'area ionica, nel Tarantino. Ne parliamo con il dottor Francesco Pasculli, che è appunto agronomo. E allora, qui abbiamo una quel che resta di una palma. Lei nel 2010, se non ricordo male, gratuitamente per l'amministrazione comunale, da tecnico, si prese in cura le varie palme, però ovviamente l'amministrazione avrebbe dovuto provvedere negli anni, come dire, attraverso interventi periodici, programmati di cura, perché è come un tumore, non basta intervenire se poi periodicamente non fai i controlli e gli interventi. Qui a Taranto la moria di palme a causa del punteruolo rosso ha ripreso tristemente corso. Sì, ha ripreso tristemente corso. Dobbiamo considerare che il punteruolo rosso in Italia entrò nel 2004, è un rincofero, un coleottero di provenienza asiatica, e purtroppo queste sono l'evidenza dei cambiamenti climatici, caro Luigi. Quando noi non crediamo ai cambiamenti climatici, sono queste le conseguenze. Noi abbiamo un patrimonio palmizio a Taranto di una certa rilevanza. La palma è una pianta elegante, e a fine 800, quindi i nostri fine 800, si decisero di impiantare palme nel Borgo Umbertino. La palma in questione in questo caso è una palma che venne messa a dimora proprio a ricordo di Porta Lecce, dell'antica porta che collegava quindi Taranto con quello che poi sarebbe divenuto nel tempo il Borgo Umbertino. Abbiamo dedicato una puntata proprio ad hoc a Porta Lecce. Quindi il problema è che nel 2010 gratuitamente mi sono offerto all'amministrazione per salvare il nostro patrimonio palmizio. Dobbiamo ricordare che con ottimi risultati, perché noi siamo tra le poche città in Italia che ancora conserviamo le palme. Dobbiamo considerare che il punteruolo mangia letteralmente circa 40 specie di palme. La preferita è proprio la Phoenix canariensis, cioè proprio questa qui, la palma delle Canarie, che caratterizza appunto il nostro Borgo Umbertino e la nostra città vecchia. Il problema, diciamo, non volendo dare le colpe a nessuno, attenzione, perché il punteruolo ha fatto scomparire le palme ovunque, noi dobbiamo comunque pensare ad una cosa, che la migliore lotta al punteruolo rosso è la profilassi, quindi è essere puntuali nelle irrorazioni, o comunque in tutti quelli che sono i metodi di lotta, che vanno dall'irrorazione all'endoterapia, alla dendrochirurgia. In questo caso vediamo con questa palma, nella fattispecie, è una palma che comunque può essere ancora salvata, cioè nel senso che dovrebbero essere effettuate delle operazioni di dendrochirurgia sulla palma, e logicamente da un punto di vista scientifico il tutto va affrontato con una metodologia, cioè non possiamo improvvisarci assolutamente. Siccome noi non vogliamo solo fare denuncia ma anche proposta, io lancio l'appello al vice sindaco di Taranto, il dottor De Franchi, che è appunto assessore all'ambiente del comune di Taranto: salviamo questa palma, contando sulla sua disponibilità. Ma assolutamente sì, io sono assolutamente a disposizione dell'amministrazione, anche gratuitamente. Io non ho interesse ad avere incarichi, il mio interesse è che Taranto mantenga questo paesaggio urbano ormai unico a livello europeo. E allora, vice sindaco, sindaco, amministratori, vogliamo salvare questa palma e confidiamo nel vostro apporto. Noi l'appello lo abbiamo lanciato.